Cari amici, desidero ringraziare Gianfranco Billotti e il coordinamento delle Unitre per aver voluto anche un contributo di UNCEM, l'Unione dei Comuni e degli Enti Montani, di cui sono presidente, a questa giornata così importante sull'invecchiamento attivo. Rinascimenti sociali è un titolo che ha fatto bene chi ha scelto, gli organizzatori, per averlo scelto in questa fase certamente molto complicata di crisi difficile che il Paese sta vivendo e per la quale dobbiamo insieme individuare nuovi strumenti e nuove forze per affrontare il domani, il nostro futuro di paese, di territori, di associazioni, di terzo settore impegnato. Ecco, ritengo che il Rinascimento, come riferimento all'epoca storica, quella fase culturale, economica, sociale così preziosa per il nostro paese, sia alquanto opportuno oggi. Un rinascimento sociale che coinvolga ciascuno di noi, ma in uno sguardo di comunità. Non ci si salva da soli, questo lo sappiamo, lo ha ripetuto anche il Pontefice nella messa di Pasqua, e il Santo Padre ha guardato al tessuto italiano, al nostro tessuto sociale, come strumento e antidoto fortissimo all'abbandono, alla solitudine, alle povertà. Mi sembra un messaggio alquanto importante da ribadire oggi, che riguarda anche i nostri comuni, anche le realtà sociali che si confrontano. Dobbiamo rafforzare, io credo, fra il terzo settore, nel definire una migliore legge, anche un'attuazione a livello regionale della legge nazionale, un impegno più forte, culturale, ma anche formativo. Dobbiamo rilanciare, dicevo, un rapporto con gli enti locali, con la società, con il territorio. Il nostro rapporto, cresciuto grazie al coordinamento delle Unitre, grazie al lavoro di Gianfranco Billotti, grazie all'impegno con le associazioni come la nostra, che rappresentano i comuni dove ciascuno di noi vive, grazie all'impegno anche fortissimo, determinante, devo dire, delle Pro Loco, e qui ringrazio l'amico Giuliano De Giovanni, impegnato da sempre e impegnato in particolare ora nel trovare nuovi strumenti di rinascita. Ecco, questi fronti che si incontrano e che si impegnano anche oggi in questa giornata, che ha delle modalità erogative diverse dal normale, ecco, sono uno strumento fondamentale per guardare avanti. Dobbiamo poter guardare al futuro con speranza, con uno sguardo fiducioso nelle istituzioni, credendo in nuovi modelli di intervento e di partecipazione che usano anche gli strumenti digitali, come più volte voi avete richiamato, e che insieme dobbiamo aiutare a far sì che, a servirci di questi strumenti per far sì che non siano una mera opportunità tecnologica, ma siano strumento di unità. Ecco, mi sembra che nella vostra sintesi, nella vostra analisi, nei vostri compiti e nel vostro impegno ci sia questa unitarietà e questo comune sentire, questi valori che ci servono. Siete un elemento centrale e insieme possiamo costruire nuove opportunità. Penso anche ai viaggi che potremo fare quando finirà una fase di emergenza che ci vede tutti impegnati nel contrastare la diffusione del virus, i viaggi che potremo fare nel territorio montano, e qui ringrazio quanti già si stanno impegnando in questa direzione. Penso all'amica comune mia e di Gianfranco Billotti, Emanuela Galleano, ad altre persone che stanno organizzando strumenti di impegno e di mobilitazione sui territori a vantaggio di tutti. Invecchiamento attivo sì, ma io dico anche per la mia generazione, una capacità di essere attivi nella fase 2, nel non essere passivi, nel guardare a una società che cambia, che si muove e che questo virus ci ha costretto a ripensare. Nulla sarà come prima, ma io credo che avremo bisogno, per affrontare le fasi che verranno post emergenza, di una forza maggiore che deriva dalle nostre comunità. Deriva dall'incontro fra ciascuno di noi che da solo non può nulla, ma nella comunità è forte, in una rete sociale forte, in quel rinascimento sociale che insieme, che voi, ma insieme auspichiamo, siamo più forti. Per cui grazie a ciascuno di voi, grazie a Gianfranco Billotti e a Vittorio Pasteris per il lavoro preziosissimo che stanno facendo.